Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna, luogo che accolse Padre Pio giovane nel 1916. Sant'Anna qui a Foggia, una fraternità che accolse dopo la particolare, misteriosa malattia questo giovane frate cappuccino. 26 maggio 1887, non possiamo non ricordare il battesimo di Padre Pio. Fu una giornata significativa perché Padre Pio nacque il giorno prima, alle 5 del pomeriggio. La mamma non fece in tempo a portare il bambino subito in chiesa per battezzarlo. E allora purtroppo la stessa mamma Peppa lo ricordò. Battezzarono il piccolo Francesco l'indomani alle 6 del mattino, nella chiesetta di Sant'Anna. Il nome fu quello di Francesco. Mamma Peppa scelse questo nome perché per la sua grande devozione a San Francesco di Assisi, la prima delle tante coincidenze che costellano l'esistenza terrena di Padre Pio, il quale avrebbe poi scelto di entrare proprio nell'ordine dei frati minori cappuccini. E in quella stessa mattinata, alle 9, il contadino Orazio Forgione saliva agli scalini della casa comunale proprio per dichiarare all'assessore Sagliocca Gaetano, che faceva le funzioni di sindaco ufficiale dello Stato civile di Pietrelcina, che alle 5 del pomeriggio del giorno precedente, in vico Stortovalle numero 27, era nato il piccolo Francesco da Denunzio Maria Giuseppa e sua moglie, che all'epoca aveva 28 anni, un bambino maschio che portava di fresco il nome di Francesco, dato dall'economo curato Nicola Antonio Orlando della Chiesa sotto il titolo di Santa Maria degli Angeli. Così ritroviamo nel documento che abbiamo appena visto. E proprio all'atto comunale erano presenti come testimoni il calzolaio Pennisi Luciano di Giuseppe e il possidente Orlando Antonio Fu Michele. Una volta che ascoltarono la lettura firmata poi soltanto dall'ufficiale dello Stato civile, perché i testimoni dichiararono appunto di essere analfabeti, quindi anche lo stesso Grazio Forgione. E proprio per questo non era la prima né tantomeno l'ultima che il contadino dovette affermare con un pizzico di rammarico e con rossore di essere analfabeta, perché era già nato Michele, poi vennero altri tre figli, morti appena nati, poi Felicita, Pellegrina, Graziella, l'ultimogenita, che divenne poi successivamente Suor Pia dell'Addolorata. Tutti i nomi che insieme possiamo dire a quelli dei genitori Orazio e Maria Giuseppa non avrebbero oltrepassato, possiamo dire così, le mura domestiche della casa di Vico Stortovalle di Pietrelcina, la ristretta cerchia della famiglia Forgione, se poi non fosse comparso proprio questo giovane Francesco che divenne Pio da Pietrelcina.